Buonasera, Buonasera. buonasera, buonasera. Buonasera. Prima funzionava Eccomi bene. qua. Eccoci. Cambiatevi solo l'avatar fra voi. Qua sulla lavagna ci sono le varie cose che dobbiamo fare dell'obiettivo. Allora, scopri con che tipo di fantasma abbiamo a che fare. Se premete Coglione. tab, se premete Sì. J, no, o tab, non so Sì. se o J o Tap, tab, J. insomma, Sì. tutto in fondo, se premete le freccettine. Cioè, prove, prova trovata. In base a come si comporta il fantasma, ok? Qua si possono selezionare vari tipi di cose a cui reagisce. Tipo, temperature di congelamento vuol dire che con il termometro segnaliamo che dentro la stanza è freddissimo. E quindi potrebbe essere uno dei fantasmi che reagisce alla temperatura. MF di livello 5 vuol dire che è un fantasma che quando si manifesta il lettore MF, cioè quello delle onde elettromagnetiche strane dei cacciatori di fantasmi, schizza a livello 5. Insomma, in base alle prove che noi riusciamo a ottenere dei fantasmi, essenzialmente capiamo che tipo di fantasma è. E quello è quello il primo obiettivo. Il secondo è che dobbiamo farci una foto al fantasma, quindi uno di noi Molto dovrà... semplice. Esatto, essenzialmente, molto semplicemente, molto easy. La terza, purifica l'aria nei pressi del fantasma usando l'incenso. Spoiler alert, non abbiamo l'incenso. E infine abbiamo la quarta, cioè scatta una foto di acqua sporca in un lavandino. Essenzialmente il fantasma quando si manifesta può far apparire dell'acqua sporca all'interno dei lavandini. Tu lo devi chiamare per nome il fantasma, che in questo caso il fantasma si chiama Margaret Miller. E se tu lo Margherita, chiami per noi, Margherita. Margherita, Margaret Will Miller, e se tu la chiami per noi dicendole Margaret Miller, dacci un segno in questo modo, se il fantasma è un tipo di fantasma che interagisce con la spirit box, ti risponde con una voce dalla spirit box. L'unica cosa è che la spirit box la devi usare quando sei da solo in una stanza oscura. Quindi piuttosto con calma, io e Paolo ci mettiamo fuori dalla porta, tu provi a interagire con lei. E poi noi rientriamo se appare o succede qualcos'altro. Purtroppo Gently ha fatto un errore tecnico incredibile adesso. Sei nero, quindi sei praticamente il primo che muore in tutti i film horror. Ma io Ma mi sei uno dissocio nel stronzo! dubbio. Mi dissocio! Io vi consiglio di fare il meno rumore possibile. Allora, facciamo una cosa. Iniziamo ad andare Gently, accendi il rilevatore. E iniziamo ad andare al piano di sopra per cercarlo. Proviamo ad andare giù e andiamo a esplorare piuttosto tutto il piano di sotto. Meno Oh! Oh, oh, quant'è, due, Gently? due, due, due qua. Dove sei? Parla con la radio, Sto coglione! qua, deficiente! Dimmi, dimmi, Paolo. Dove te Qua, lo segna? Ok, qua davanti a me. allora, quindi abbiamo un rilevatore MF2. Ok. Niente? Margaret Miller, Devi dove dire... sei? Porco Dio, Paolo, che infarto. Oddio, santo. Allora, Cosa per... volevo fare? Oddio. Allora, per Qui parlare col dentro al fantasma bagno devi comunque fa dire... freddo, eh. Fa freddo? Sì, Fa freddo, mi esce la bagno. condensa dalla bocca. Ok, allora, Fammi vuol dire vedere. che questo è un primo, cioè abbiamo una temperatura da congelamento. Qua è Ok? sporco! Dove? Il lavandino! Ok, un primo obiettivo l'abbiamo fatto. Quando tu devi provare a parlare col fantasma, Junkie, devi dire dacci un segno, perché il gioco è progettato solo per rispondere a nome del fantasma più dacci un segno. Ok? Perché se altrimenti non viene. Mettiti nel bagno. Mettiti nel bagno e io e Paoletto ci mettiamo sempre là dietro e tu prova a richiamare. No, 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 devi spegnere la luce, sennò non viene. Margaret Beh, bella Miller, dacci tifrata, ma... un segno. Io ho paura, si accendono da solo le luci qua, ho paura. Sì. Ha acceso lui la luce? Ok, allora, tendenzialmente qua... Se... Allora, i fantasmi che interagiscono di solito con le cose sono i poltergeist, però prima dobbiamo un attimo vedere... Qua ci serve qualche altro indizio. Nel bagno però la temperatura è da congelamento perché avevamo la condensa. E quello è già un primo indizio. Prova sempre a... Margaret Miller, dacci un segno, fisse mamma, esci fuori. Margherita! Margaret Miller, dacci un segno. L'hai acceso tu? Io non ho Hai acceso acceso tu, pa? niente. No. Dai, dai, no?
Oh! Ah, è più Gian Claudio, vaffanculo! Mi sono un po' cagato. Ma se andiamo dentro al fondone ci riprendiamo un po' la sanità? No, perché tanto la sanità mentale non può riaumentare, semplicemente la cosa che cambia mi pare che tu sei più vulnerabile. Oddio, eccolo, ho chiuso qua, la porta! È qua davanti, è qua davanti, ce l'ho, ce l'ho. Pronto. Qua davanti. Pronto! Sì, sì. E qua sulle scale, salirò le scale. Oddio, sto scendendo. Sto scendendo. Oddio, cammina qua. Aiuto! Paolo. No, no. Paolo è morto. No, no, no. No, non c'è, mi apri. Apri questa cazzo di porta. Peggiamo, Andrea, non peggiamo. Scappa, scappa. Allora, aspetta, aspetta. Allora, ma come scatta una foto a un fantasma non me l'ha data? Era lì, Dio fa. Cioè, mi sono sacrificato. Vedi un po' se è uscita. Niente. Dobbiamo rientrare dentro e tu devi mettere il quaderno per terra. Perché lei ci deve scrivere sopra. E vediamo se è un tipo di cosa. Cioè, su una superficie ci premi F. Però aspetta. Okay, ma pure dentro per terra? No, la puoi mettere solo su un tavolino. Ok, adesso ho messo una videocamera che ci può servire per inquadrare la stanza. Allora, dobbiamo farla venire qua. Dobbiamo farla incazzare e farla venire qua per vedere se scrive. Perché se scrive, quella è un'altra prova. Margaret Miller, dacci un segno. Margaret Miller, dacci un segno. Margaret Miller. Margaret Miller, dacci un segno. Margaret Miller. Margaret Miller, dacci un segno. Chi ne mamma? Margaret Miller, dacci un segno. Margaret Miller. Oddio, Flicker è stata me. Paolo. E qua è stata la maglia la porta, Andrea. C'è la porta bloccata, Paolo. Oh no, Paolo. Sono morto? Paolo. No, Andrea. Paolo. Oddio, che brutto. Andrea. Andrea. Paolo. È sulle scale. Andrea. Mi senti, Paolo? Vieni alla porta Mi principale. Sento. Vieni alla porta principale. È bloccata. Aspetta, aspetta. Inquadrati dietro, inquadrati dietro. Che con la luce scappa un po'. Vieni, vieni. Porca troia, vattene io. Non vedo come si caga sotto. Non lo facciamo mai più, per favore. Cazzo, no, non ha lasciato globi di nessun tipo. Allora, io adesso vado un attimo dentro e vado a vedere se ha scritto sul libro. Va bene. Tu guarda da sta videocamera se quando entro lascia tipo delle sfere di luce, ok? Va bene. Ok, Paolo, io sto andando a vedere se ha scritto sul libro. Ok. Mi senti? Forte e chiasso, Mario. Allora, Fred, mi dico stando che ha staccato la luce del generatore. Molto male. Sì. Allora, non ha scritto sul libro nonostante si sia palesata qui, perché tu mi hai detto che era entrata in questa stanza, no? No, no, era sul corridoio. L'ho vista che camminava verso la porta. Ero sulle scale. Ok. Allora, provo un attimo a vedere col rilevatore se si prova a rimanifestare. No, niente, purtroppo il rilevatore rimane sempre a uno. Aspetta, rivengo con te. No! No, Andrea! Paolo! Paolo! Arrivo! Arrivo, Andrea! Paolo, no! Sono morto, Paolo! Paolo! Paolo, cazzo, Paolo! Oh! Andrea! No, Andrea, mi senti? Andrea è andato. Andrea? Andrea? Pronto? Vabbè, ragazzi, grazie mille per essere passati! Andrea? A posto, no? Cioè, è una donna, abbiamo scoperto, è un fantasma. Fantasmi, se mi sentite, arrivederci. Oh no! È stato bello. Ma perché? Come perché? Ma hai provato a dare la soluzione? Appunto. No, non so come si fa. Ma te l'ho spiegato, aspetta, te l'ho spiegato prima.
tu devi pensare. Mi ha dato 500 informazioni, non ho capito più niente. Eccoci qua, fratelloni. Briefing, per favore. Allora, Paolo, guarda, adesso ti faccio vedere come io ritorno dalla discoteca quando bevo troppo. Ciao mamma, scusa, ci vediamo domani, non mi sento bene. Comunque non abbiamo visto il nome, si chiama Joseph. Non viene perché non dobbiamo fotografare a sta mappa. Il vabbè, fantasma. Faccio le foto per fare il vlog. Il fantasma si chiama Joseph Martin. Ah, Joseph. Okay, Joseph. Come lo scrittore, Joseph Martin. No, aspetta, quello era George. Coincidenza, io non credo. Andiamo molto pianino. Allora, uno di noi va, inizia ad andare avanti. Ok, Paolo, magari inizia. Io. Chi sta fuori non si ascolta. Esatto, allora aspetta, okay. Andiamo piano. Allora, Gianti, metti il libro qua. Con F, bravissimo. Chi è che ha la videocamera invece? Io. Ok, no, non la fotocamera, la videocamera. Sì, ce l'ho. L'ho accesa. Ok. Ok, con destro l'accendi e con sinistro la ruota. Illuminato, ok. Ok, cerca di metterla che guarda il corridoio. Con sinistro la giri e poi la metti con F come il libro. Mettila che punta la porta. Paolo. Oh dai, non si cambiano dei tubi. Oh, ok. Sì, okay. Ho fatto, un attimo. Tranquillo, che ti ammazzo. Stanno, sono già morto. Sono violenta. Joseph Miller, ci sei? Paolo. Tu sei un coglione. Mi sono cagato. Devo fare una foto ricordo. Sei indeciso, mi sono cagato. Dacci un segno, Joseph Miller. Joseph Miller, dacci un segno. Joseph Miller, dacci un segno. Oh, pezzo di merda, dacci un segno. Quindi non conviene. Oh! Allora, il fantasma ha fatto partire. Mi sono cagato sotto. Ha fatto partire il forno a microonde, il fantasma. Bene. Scaldiamo la cotoletta. Allora. Allora, è rilevatore a 2. Quindi vuol dire che è passato da ste parti. Provalo a chiamare, Junkly. Vai nell'altra, vicino alla porta finestra, lì in fondo. Sì, vai lì e provalo a chiamare. Paolo, noi io ti mettiamoci in questo angolino. Joseph Miller, dacci un segno. Non viene nessuno. Dov'è il forno? Bimbo chi è? Allora. Pronto. Allora. Porca merda, mi sono cagata addosso, Paolo. Allora. Cosa? È perché ha squillato il telefono. E l'ha fatto lui, non l'ho fatto io. Ma io ero qui, tu non hai idea di quanto è stato forte lo squillo nelle mie cuffie. 5 ragazzi, rilevatore 5 in questa stanza. Porca troia, è qua. È qui in questa stanza. Ha fatto anche il verso. Sta facendo le pippe. È in questa stanza qua. Giuseppe! È qui, dentro il garage. Parlaci, Gianchi. Joseph Miller, dacci un segno. Spegni la luce, Cole. Joseph Miller. Ok, è qua. Ok, possiamo andare via, lo abbiamo fatto. Via. Ha lasciato un'impronta. Un Gats, Fradona. E l'ho vista, digitale. Appunto. Possiamo andare via. Mamma mia, che infartino. Che ansia, allora. Però meno. Allora, rientriamo nel camion. Allora. Ok. Premete tab, così vi spiego quella cosa dei fantasmi. Allora, capitolo 1, okay. Guida i fantasmi, no? Sì. Lo leggi, no? Ok. Essenzialmente qua c'è il bestiario di tutti i tipi di fantasmi, quindi lo spirito, lo spettro, il phantom, poltergeist, banshee, eccetera. Vedi che c'è una descrizione del fantasma, poi i punti di forza, sì. E i punti deboli. Quindi come tu puoi sfruttare il suo punto debole per farlo manifestare o per allontanarlo, ok? Ok, sì. Sotto ci sono anche... Ho capito che fantasma è. E qual è? Il Banshee, con impronta esatto. Digitale, MF livello 5 e temperature di congelamento. Esatto, sì, se tu scendi tutto sotto, vedi? Ci sono tutte quante le prove, che vuol dire come fai a dire che tipo di fantasma è. Proviamo a partire e vediamo se abbiamo azzeccato. Sì. Bella, sì, bella. Ci abbiamo preso. Scopri
Perché se questo qua si mette davanti, ma che non cazzo lo so, vuoi? Ma pure tu sei più alto. Già sei alto nella vita vera, fatti pure qua alto, no? E rompe i coglioni a me. Attaccalo. Allora, ci sono. Facciamo una... Allora, facciamo una cosa. Mi sentite? Sì, sì, sì. Allora, sì. Iniziamo a mettere il libro qua sopra. Ok, okay, arrivo. Ok, buono. Fatto. Bella. E metti la videocamera qua. Arrivo. Che così inquadra tutta quanta bene la stanza, almeno possiamo... Attimo, possiamo vederla tutta. Laura Martinez, dacci un segno. Laura Martinez. Che Laura Martinez. Tutto che cade sotto. Laura Martinez. È morta. Oh, cazzo. Ha parlato, l'ho sentito. Ha parlato. Ok. Raga, fatemi uscire, vi prego. Ok. Allora, questo è già un primo indizio e vuol dire che ha risposto alla Spirit Box. Lui si è accesa la parola... luce. L'ha accesa lei? Sì. Sì, io non ho fatto niente. Ok. Ok, allora vuol dire... Intanto ci ha risposto alla parola, ci ha detto hurt. Quindi vuol dire che ancora non è arrabbiata. Oh, questo è il primo indizio che ci siamo cagati sotto. Oh, un biberon! Allora, ci sono alcuni fantasmi che fanno cadere gli oggetti. Okay, ok, che interagiscono con gli oggetti. Quindi in questo caso è di solito il polter. Oh, raga. L'artista? Oh! Chi ha aperto la porta? Dov'è? Nessuno? Dov'è? No. Ho visto una cosa qui io. Allora, MS di livello 2. Solo 2 però. 3, 2, sempre. Venite con me. Venite con me. Fatemi, arrivo. Fatemi luce. Arrivo. No, sempre 2. Non va oltre il 2. La prendiamo a sassate? Non lo so, un fantasma. Ricevuto. Iver. Improntiamoci. Io ti vedo camminare sul posto. Normale? Sono lasciato. Gianclaudio ha quittato. Si è polverizzato e è diventato polvere. Cerco delle impronte. Ok, ci sono anche le impronte digitali. Benissimo. Sono... Allora, questa è la webcam che abbiamo lasciato lì. Avremmo dovuto spegnere la luce, però va bene. Ma l'ha accesa lei. Sì, dovevamo spegnerla, però va bene uguale. Allora, vabbè. Abbiamo visto che reagisce la Spirit Box e ha lasciato delle impronte digitali. Allora, possono essere per adesso 3 fantasmi. Spirit Box e che, cioè, 3 cose che sono lo spirito. Allora, lo spettro. Poltergeist. Che attraversa i muri. O il poltergeist. Allora, temperatura di congelamento non ce l'abbiamo avuta. Possiamo fare così. Allora, mi butto dentro. Okay. Ok. Sì. E facciamo... Oh, ha spento la luce. Ok. Ha spento la luce il fantasma, vedi? Sì. Ok. Allora, io mi vado a buttare dentro. Vedo se... Anzi, andiamo insieme. Vediamo se ha scritto sul libro. Se non ha scritto sul libro, riusciamo insieme. Entro io. Peggy 18. Lo faccio manifestare. Vedi se appaiono delle lucette. Che se appaiono è il poltergeist. Altrimenti è il fantasma. Ok. Ho sentito qualcosa vibrare. Non è... Vibrare? Sì, ho sentito tipo una vibrazione del telefono. Ok. Potremmo provare a dire il poltergeist. Perché sul quaderno non ha scritto. Ok. E tendenzialmente quello è lo spirito. Il poltergeist è quello che interagisce con più oggetti. Possiamo provare a uscire e provare a dire che è il poltergeist. Vieni con me. Sarà lo spirito. Arca troia. Ma è strano perché più che altro non ha fatto. Cioè non ha scritto sul libro ed era lì. Forse dovevamo fare something weird and it don't look good. Who you gonna call? Ghostbusters. I'm afraid of no ghosts.